Kampartam Aham Gyanajam Tamah Nasayami Atmabhavasto Gyanadipena Basvata. In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, there are four verses which are known as the Chatusloki, or the four verses in which the whole message of the Bhagavad Gita is summarized. Nel decimo capitolo della Bhagavad Gita ci sono quattro versi che sono chiamati Chatusloka. And then I lost it, sorry. In which the whole in cui, contents of the Bhagavad Gita is summarized. In cui tutto il contenuto della Bhagavad Gita è riassunto. Yes, and one of those verses I just recited. E uno di questi versi l'avete appena sentito. And basically, the meaning is. In pratica, il significato è. Is that when we are practicing Krishna consciousness? Quando pratichiamo la coscienza di Krishna. That gradually the mode of ignorance will disappear. E gradualmente il modo dell'ignoranza si sparirà. Because nasyami atmabhavasto, Krishna is residing in the consciousness. Perché Krishna risiede nella coscienza. So whatever our consciousness is, Krishna is always there. Qualsiasi sia la nostra coscienza, Krishna è là. Krishna is quite amazing. Krishna è fantastico, meraviglioso. Because he knows the thought of every living being. Perché conosce tutti i pensieri delle creature viventi. Can just imagine that for a moment. Immaginate per un momento. I mean, do you have a mind? Avete una mente? Me too. Anche io. I know what it's like. So cosa vuol dire. This mind is just constantly just like playing all kinds of things. Questa mente è costantemente sta costantemente giocando a varie cose. And there is no switch to turn it off. E non c'è un bottone per spegnerla. I mean, you know what it's like. E sapete com'è. Everybody's got a mind. Tutti noi abbiamo una mente. And there's just an endless stream of thoughts going on. E ci sono un infinito numero di pensieri. And one thought after another, after another, after another. Thinking, un pensiero thinking, dopo thinking, l'altro, thinking. Ci pensiamo. Thinking, feeling and willing. Pensare, volere, sentire e volere, sorry. Grazie. Cioè, aiuto, assistenza. I have many assistants. Arrivo. Grazie a tutti. So in this way, Krishna, he knows the thinking, feeling, and willing of everyone. Così Krishna conosce tutto il pensare, sentire e volere di ognuno di noi. But that's something. E questo è sì qualcosa. And he doesn't get confused. E non si confonde. I already get confused when I have to deal with my own mind. Già io mi confondo quando devo pensare ai miei pensieri. That's already too much for me. Già troppo per me. And I'm very happy that I don't know what you think. E sono molto felice di non sapere quello che pensate voi. I'm not sure if I want to know. Non sono sicuro di volerlo sapere. A little bit. Solo un pochettino. Out of love, you know. Out of perché love. Perché vi voglio bene. Out of love, a little bit, you know. Sì, vorrei sapere, magari, perché vi voglio bene. But not too much, you know. Ma non troppo. Because it's difficult to deal with so many thoughts and so many feelings and so many desires. Perché è difficile avere a che fare con così tanti pensieri, sentimenti e volontà. But Krishna remains completely calm. Ma Krishna rimane completamente calmo. You know, in the battlefield of Kurukshetra. Nella battaglia di Kurukshetra. It was a very serious battleground. Era una battaglia molto seria.
And Arjuna, he saw his family members on the other side and he was getting a little bit disturbed. E Arjuna vide i suoi familiari dall'altra parte della battaglia e era pieno di pensieri. And then Arjuna is described as Visidantam, as the one who became affected and who started lamenting. E Arjuna è descritto come Visidantam, colui che viene preso da tutta questa serie di pensieri. And Krishna, he's described as Prahasan. E Krishna è descritto come Prahasa. And Prahasan means he was smiling. E Prahasa vuol dire colui che sorrideva. He was not at all disturbed by the situation. Non era per niente disturbato dalla situazione. Krishna was completely balanced and completely equipoised. Krishna era completamente equilibrato e coi piedi per terra. Because he is Atmaram, he is satisfied within the self. Poiché egli è Atmaram, è soddisfatto in se stesso. That is real satisfaction. Questa è la vera soddisfazione. If your satisfaction depends on external things, se la vostra soddisfazione dipende da cose esterne, then it is very vulnerable. Quindi è molto fragile. Fragile, ragazze, cioè tutti. Vulnerable, fragile. They are correcting me, but. No, non so problema. They should be don't be so sensitive. Don't be so sensitive. Sorry. If the translator has to just not care. Okay. Otherwise, they go crazy. Sorry, Gordon. I'm so sorry. So don't care what they say. Okay. You are the translator. Haribo. Yes. So, now I forgot. Where was I? I was in Tesam. Vulnerable. Yes. So, yes. Thank you. Oop. No, I'm kicking my dog. I'm also. So, we are very vulnerable. Siamo vulnerabili. No. Quickly affected by so many things. Siamo velocemente colpiti da molte cose. We just did an illustration. We just did an illustration. Sì, noi abbiamo appena visto la prova. Scusate. She shows how she is affected. Vi ho appena dimostrato personalmente come sono molto vulnerabile. And I somehow or other smashed the microphone into my own face. E mi sono appena portato il microfono sulla faccia. And I still feel my teeth, actually. Mi sento anche il dente. So we are vulnerable. Siamo vulnerabili. No. And Krishna is. If we make our happiness dependent on external things, then we become very vulnerable, even more vulnerable. E Krishna ci insegna che se rendiamo le cose, se siamo dipendenti dalle cose esterne per la nostra felicità, diventiamo vulnerabili. Like I was happy with my iPhone 11. Come per esempio, io ero molto contento col mio iPhone 11. But then he got an iPhone 13. Ma poi il mio servitore si è preso l'iPhone 13. So now every time I look at my phone, I go. Allora adesso ogni volta che guardo il mio telefono dico wow. Oh, it's only an 11. È solo un iPhone 11. And there it is. He has a 13. Invece lui ha un 13. Dice 12. It's okay. So like this, you know, what can we say? E cosa possiamo dire? The source of our happiness from yesterday is the source of our misery today. La fonte della nostra felicità di ieri.
That is the nature of being dependent on the external things. Quella è la natura dell'essere dipendente da cose esterne. But if we are satisfied within ourselves, then nothing can affect us. Se siamo soddisfatti con noi stessi, niente può colpirci, toccarci. It's like, and of course, satisfied within the self means that we have to realize our original position. E quindi essere soddisfatti in se stessi vuol dire che dobbiamo realizzare la nostra posizione. Originale. Originale. Claro. And that our original position is Krishna Nityadas. La nostra posizione originale è Krishna Nityadas. Krishnira. Niradas. Krishnira Nityadas. To be the eternal servant of Krishna. Essere l'eterno servitore di Krishna. So when we live in that relationship with Krishna, then that is the source of all satisfaction. Quindi quando viviamo in quella posizione nei riguardi di Krishna, quella è la nostra eterna soddisfazione. And then we don't care anymore if he has a better phone. Non ci interessa più niente se lui ha un telefono migliore. He can have. E lui lo può avere. It's Maya anyway. In ogni caso è Maya. So in this way we become satisfied within the self in our relationship with Krishna. In questo modo diventiamo soddisfatti noi stessi nella nostra relazione con Krishna. And Krishna himself is always satisfied within himself. E Krishna stesso è sempre soddisfatto in se stesso. So therefore Krishna is always peaceful. Quindi Krishna è sempre in pace. So I was saying Krishna resides within the consciousness of the living being. Quindi Krishna risiede nella coscienza dell'entità vivente. He is present there as Anumanta and Upadrista. È presente là come? As these two aspects. Come questi due aspetti. And as Anumanta, as Upadrista, he is the witness of everything or the overseer. Quindi Upadrista è il testimone di ogni cosa, quello che supersiede tutto. And as Anumanta, he gives Anumiti permission, or he withholds permission. E come Anumanta è colui che dà il permesso oppure che lo trattiene. So Krishna is seeing all these desires. Quindi Krishna vede tutti questi desideri. He's smiling. E sorride. He's seen it before. L'ha già visto. He's not impressed. E non è che è tanto colpito. But he's seeing we really want it. Ma vede che noi veramente vogliamo quella cosa. Krishna says, oh, he really wants it. Ah, Krishna dice, ok, lo vuole davvero. Then he can decide if he will give it or not. E quindi può decidere se lo darà o no. And then when Krishna decides to give, then we are so happy, everything is working out, my lucky day. Yeah. E quindi quando Krishna decide di darci quella cosa, siamo così felici, tutto sta funzionando. È il mio giorno fortunato. So in this way we really depend on Krishna. In questo modo dipendiamo davvero da Krishna. Results do not depend on our work. E i risultati non dipendono dal nostro lavoro. It is Maya to think that the results of are depending on our work. È Maya pensare che i risultati dipendano dal nostro lavoro. You may say that, you know, but if I'm working hard, you know, I can make a lot of money. Puoi dire questo, però se io lavoro sodo posso fare un sacco di soldi. And if I do nothing, I get nothing. E se non faccio niente, non ottengo niente. But maybe we can by our work make money. Magari possiamo comprare il nostro lavoro e far soldi. But we cannot make happiness by our work. Ma non possiamo comprare la felicità col nostro lavoro.
It is explained that the amount of happiness that you get in your life just depends on your karma. È spiegato che la quantità della felicità che otteniamo nella nostra vita dipende dal nostro karma. Srila Prabhupada explains the amount of happiness and distress is simply determined, predestined. Srila Prabhupada spiega che la quantità di felicità o sofferenza è predestinata. So I am from Amsterdam, you know. Io provengo da Amsterdam. And you know what Amsterdam is like? Sapete com'è Amsterdam? Besides the smoke and all those things. A parte fumo e tutte queste cose. You know, it always rains in Amsterdam. Piove sempre ad Amsterdam. It's incredible how much rain comes down in Amsterdam. È incredibile quanta pioggia cade ad Amsterdam. The normal way people look at Amsterdam is pale face, red nose with a drop hanging on the nose. La persona tipo di Amsterdam è pallida e ha il naso rosso col moccolo. So I was also walking on the street, pale face, red nose, drop hanging. Ok, quindi anch'io andavo in giro per le strade con la faccia pallida, il naso rosso e il moccolo. My socks were wet, you know. E i miei calzini erano bagnanti. I felt miserable. Mi sentivo veramente triste. I don't know how it happened, but I walked past the shop and I saw the poster of the beach and the palm tree, and next moment I was inside. Non so com'è successo, ma ho visto su un negozio un poster di una bellissima spiaggia sul mare. Palm tree. E con, sì, con, la, con l'albero di palma. Yes. So, you know, I had already bought the ticket before I knew what I was doing. E quindi immediatamente ho comprato i biglietti ancora prima di capire cosa stavo facendo. I was going to Mombasa. Andavo a Mombasa. And I came to Mombasa. E arrivai a Mombasa. And I went to the beach. E andai, coconato, coconato, coconato. Andai sulla spiaggia. Blue ocean, blue, very l'oceano beautiful. Era blu, bellissimo. Nice, warm weather. Bellissimo, il clima era perfetto. Perfect caldo. Beach, nice soft sand. È una bellissima spiaggia con la sabbia morbida. And nice palm trees for the shade. E bellissimi alberi di palma per l'ombra. So I bought a coconut and I sat down under the palm tree. E quindi mi sono comprato una noce di cocco e mi sono seduto sotto l'albero di palma. I was enjoying very much. Mi divertivo tantissimo. And then suddenly, plop. E all'improvviso, plof. A scorpion. Uno scorpione. Ah, scorpione. Then next moment, plop. E un altro momento. Another scorpione. Un altro scorpione. Oh. And one more scorpione. Un altro scorpione. So I start to think maybe I should go for a swim. E quindi ho cominciato a pensare, ok, magari vado a farmi un bagno. Then some local African man comes and says, no, no, you cannot swim. E quindi qualche locale mi fa, no, non andare a farti il bagno. I said, look, I can swim, I'm from Holland, you know. Guarda, allora gli ho detto, guarda, io sono dall'Olanda, sono capace di nuotare. He says, maybe you can swim, but the sharks can also swim. E mi disse, ma magari puoi nuotare, ma anche gli squali sanno nuotare. And when it's high water, they come over the reef and they will get anyone who goes in there. E quando la marea è alta, arrivano dal reef e prendono chiunque capiti. So I was sitting on the hot beach. Quindi ero seduto sulla spiaggia caldissima. Not under the palm trees. Non sotto la palma, però. Not in the water. Non nell'acqua. But under my towel. Ma sotto il mio asciugamano. Because if you're destined to suffer, you're gonna suffer. Perché se sei destinato a soffrire, soffrirai. But it looks
that by our work we can change it. Ma sembra che col nostro lavoro possiamo cambiare questa cosa. Now I'll give an example. This is something from grandmother's time. Vi faccio un esempio. Questo è da quando avevo ancora mia nonna. My dear children, you're not going to believe this one. Carissimi ragazzi, non crederete a questa storia. Once upon a long, long time, before your mother was born, there was a time when suitcases had no wheels. C'era una volta, tanti tanti anni fa, ancora prima che vostra madre fosse nata, le valigie non avevano le rotelline. Can you believe it? Potete crederci? No wheels. Niente rotelline. So, you know, of course the man always had to carry the suitcase. Quindi per forza gli uomini dovevano portare queste valigie. So you would carry this suitcase until your fingers were like this, you know, you could not stretch. Quindi portavi questa valigia finché le tue dita non si rattrezzivano. Then you could try some other things. You could put it on your shoulder. You could put it on your back. You could put it on your head. Le mettevi sulle spalle, sulla schiena, sulle mani. La tenevi con le mani sulla testa. Yes, like this. The karma is like that. Il karma è così. We can move it from one place to another. Lo possiamo muovere da un posto all'altro. But it doesn't go away. Ma non se ne va. Not by work. No, non per il nostro lavoro. The amount of happiness we get will still be the same. La quantità di felicità che dobbiamo avere è sempre quella. But we spend all our time, you know, crossing the street, making this turn, left turn, you know, because this looks better. Ma spendiamo un sacco di tempo a cambiare strada, andare dall'altra parte, perché questo sembra migliore. This is our life, always looking for the better possibility. Questa è la nostra vita, stiamo sempre a cercare cose migliori. And it looks like it's going to work. E sembra che questo funzioni. No, funziona. Non funziona. No, it doesn't work. No, non funziona. The amount of happiness is already fixed. La quantità di felicità è già predestinata. This is as long as we are under the influence of karma. Questo fino a che non siamo ancora sotto l'influenza del karma. But when we actually take up devotional service, then we can change our destiny. Ma quando cominciamo a fare servizio devozionale, possiamo prendere in mano il nostro destino. Then we actually have our faith in our hands. Quindi abbiamo la nostra fede nelle nostre mani. This is the unique nature of devotional service. It can change our destiny. Questa è la natura unica del servizio devozionale. Può cambiare il nostro destino. It can change our karma. Può cambiare il nostro karma. Well, you can look at the lines in your hand and it tells everything. Potete guardare le linee della mano e vi dice tutto. Just like here. Just under the little finger, if you have horizontal lines. Vedete sotto il dito medio c'è la linea della vita. That will show how many marriages you will have. Vi dirà quanti matrimoni avrete. Okay. You look at the little fingers. Right? Guardate the last one or okay. Il mignolo. Okay, you look, eh? Guardate. Are they straight or are they bent? Sono dritti o sono un po' piegati? If one of them is bent, se uno è piegato. Well, if they're straight you're honest. If they're bent, then you're dishonest. Ah, se sono dritti siete persone oneste, altrimenti siete disonesti. If one is bent, se uno è piegato, it means you are a businessman or lady. Se uno è piegato vuol dire che siete un commerciante, un business, trattate del business. And if both are bent, it means you're a cheater. Se sono entrambi piegati vuol dire che siete un traditore. Cheater. Un imbroglione, ok, un traditore, imbroglione. It's very interesting, isn't it?
Molto interessante, vero? That these things are there in the hand. Quello è tutto lì nelle mani. And of course there is much more, you know, much more detail. E qui ci sono molti altri dettagli. And so is everything in the hand? Is everything in the stars? Tutto è nelle mani e nelle stelle. It's amazing what a good astrologer can tell you. È incredibile quello che un buon astrologo può raccontarvi. Yes. But as soon as we take up devotional service, everything changes. Ma appena cominciamo a fare del servizio devozionale, tutto cambia. It's the first time that we get control over our destiny. È la prima volta che otteniamo il controllo del nostro destino. And it's not only that we get control, it is simply Krishna adjusts things. Non è solo che otteniamo il controllo, ma è anche che Krishna mette a posto le cose. Krishna is present in our consciousness, and when he sees that we are inclined to surrender unto him, Krishna is in our consciousness. Krishna è nella nostra coscienza. And when he sees that we are inclined towards him, e quando vede che siamo attratti da lui, ci andiamo verso di lui, then he will make. Then he will see that there are still some obstacles also in our mind. Vede che ci sono ancora degli ostacoli nella nostra mente. And he will just take them away. E li tirerà via. And this is how it will happen. E questo è quello che accadrà. You heard that story of the sparrow that laid eggs on the side of the ocean, and the waves came and took away the eggs. Avete sentito quella storia del passero che ha lasciato le sue uova sulla battigia e poi l'oceano si è preso le uova. And the sparrow went to the ocean and says, "Look, you give back my eggs or I'm gonna drink your water." E poi il passero disse all'oceano, "Guarda, dammi indietro le mie uova, altrimenti berrò tutta la tua acqua." The ocean didn't care, you know. Little bird, you know what you're gonna do. Ma l'oceano non importava, insomma, un uccellino piccolo, cosa vuoi fare? But when Garuda heard that this little bird was going through this trouble and showing so much determination. Ma quando Garuda seppe che questo piccolo uccellino andava incontro a tutti questi problemi mostrava tutta questa determinazione. Then Garuda was compassionate, and then he came and he said, "Listen, ocean, give back those eggs, or I will drink your water." E quindi andò dall'oceano e gli disse, "Guarda, oceano, dammi indietro quelle uova, o io berrò tutta la tua acqua." Yes, Mr. Garuda, of course, Mr. Garuda, what would you like? Some eggs or some other things, maybe? E l'oceano rispose, sì, signor Garuda, cosa vorrete? Un po' di uova, vi do tutto quello che volete. So, it is the same in our spiritual life. Ed è lo stesso nella nostra vita spirituale. We are trying to become Krishna conscious. Stiamo cercando di diventare coscienti di Krishna. It's difficult, isn't it? Ed è difficile, non è vero? I find it quite difficult. Lo trovo abbastanza difficile. I mean, to really be honest, I find it's not easy to. Per essere onesti, non è facile. Cioè. We are supposed to become pure. Siamo supposti, no. Si suppone che ci purifichiamo puri. But it's not so easy. Ma non è facile. I tried for many years, it still doesn't work. Ci ho provato molto per molti anni, ma non funziona. So my only hope is if I'm trying, that will attract Krishna. E la mia unica speranza è che se ci provo, prima o poi chiamerò Krishna a me. And that he will take away all the obstacles from my consciousness. E che lui tirerà via tutti gli ostacoli dalla mia coscienza. And that is how it works. E questo è come la cosa funziona. Therefore, Krishna consciousness doesn't just depend on our work. La nostra coscienza di Krishna non dipende solo dal nostro lavoro. It depends
on Krishna's mercy. Dipende dalla misericordia di Krishna. And by Krishna's mercy, anything becomes possible. E per la misericordia di Krishna tutto è possibile. So I already told you I'm from Olanda. Vi ho appena detto che sono dall'Olanda, che vengo dall'Olanda. So when we were boys, we would sometimes go outside the city and we'd play in the fields. E quando eravamo bambini, qualche volta andavamo nei campi a giocare. And all the farm fields, because in Holland there is a lot of water. Siccome in Olanda c'è tanta acqua. So every field, maybe 100, like a football field, it has a little canal around it. E ogni campo ha, mettiamo un campo da calcio, ha intorno tutta una serie di canali. And sometimes they are 1 meter. E qualche volta sono larghi, lunghi 1 metro. Sometimes 1.5. Qualche volta 1.5 metri. Sometimes 2. A volte 2. Sometimes 3. A volte 3. Okay, so we were boys, you know. Quindi eravamo ragazzi. And we're gonna jump over them, you know. E volevamo saltarci sopra. And we made it. E ce l'abbiamo fatta. 1 meter was easy. 1 metro era facile. 1.5 we could do. 1.5 metri poi ce lo può fare. 2 meter was a bit more. 2 metri era un po' più difficile, sì. At 3 meter we were looking and going like. A 3 metri guardavamo e dicevamo. Who's going first? Chi va per primo? You. Vai tu per primo. After you. Dopo di te. Or maybe Guru Charan should go Ma first. Ma forse Guru Charan dovrebbe andare per primo. Anyway, maybe you know from yourself that you're actually good at jumping. Magari sapete che siete bravi a saltare. So you say, okay, quindi okay, dici, I will okay, do it. Lo farò, ce la faccio. And you do it. E ce la fai. You knew it that you could do it. Sapevi di potercela fare. Because you know what your limits. Sai quali sono i tuoi limiti. And in everything in life it is like that. E nella vita tutto è così. We think I know my limits, I know what I can do. Pensiamo di conoscere i nostri limiti, so cosa posso fare. Ah. But this is no longer true in Krishna consciousness. Ma questo non è più vero nella coscienza di Krishna. Now we can go beyond our limits. Possiamo andare oltre i nostri limiti. Now we can do things that were impossible. Ora possiamo fare cose che pensavamo impossibili. I cannot do this. No, non posso farcela. Now it is possible. Ora è possibile. It is said that different birds fly, as different birds fly in the sky. Si dice che come diversi tipi di uccelli volano nel cielo. In the same way, different devotees are on different levels in the sky of Krishna consciousness. Nello stesso modo, diversi devoti hanno diversi livelli nella coscienza di Krishna. But some birds are not flying at all, and that's me. Ma alcuni uccelli non volano per niente, e quello sono io. Like chicken, they don't fly. Come le galline non volano. Uh-huh. So what can I say? I'm just a chicken, I'm not meant to fly. Quindi cosa posso dire? Sono una gallinella, non sono sì, non cioè non ho la capacità di volare. But now by the mercy of the pure devotee of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, I have become a flying chicken. Ma ora per misericordia di Srila Prabhupada e del Signore Chaitanya sono diventato una gallina volante. Sorry, Maharaj, I'm so sorry. A flying chicken. Sì, it sounds very weird in Italian. It's sweet, weird in English. It is weird. It is weird. It sounds weird in English too. Flying chicken. Gallina volante. Sounds weird in every language. Suona strano in tutte le lingue. What? I translated sounds weird in every language. Translated it in English. In other words. In altre parole. Everything is possible with the help of Krishna. Tutto è possibile con l'aiuto di Krishna.
And therefore we can no longer say I cannot do this. E quindi non possiamo più dire non posso farcela. I'm sitting here today like a sannyasi. Sono seduto qui oggi come un sannyasi. People who used to know me a long time ago, they would have never believed it. Him? Persone che mi conoscevano da tanti anni fa non ci avrebbero mai creduto. Not that guy. No, non quel ragazzo di no. But it is by the mercy that it's possible. Ma è grazie alla misericordia che è possibile. It's by the mercy that we can actually do these things. È grazie alla misericordia che possiamo fare queste cose. All we have to do is take the mercy. L'unica cosa che dobbiamo fare è prenderci la misericordia. Little more kirtan. Un po' più di kirtan. Little more prasada. Un po' più di prasada. Then a little more discussion on the topics of Krishna. E ancora un po' più di discussione sugli argomenti che riguardano Krishna. Like that. Then some darshan. E poi prendi un po' un darshan. Some garland from the deities. Prendi delle ghirlande dalle divinità. Like this, mercy. Così la misericordia. So we must look for mercy. Dobbiamo cercarla la misericordia. The more mercy, the better. Più ce n'è, meglio è. We must become mercy collectors. Dobbiamo diventare collezionisti di misericordia. Wherever you find it, take it, steal it. Dunque la trovate, prendetela e rubatevela. Sorry. Of course, devotees are honest. Naturalmente i devoti sono onesti. You can look at their fingers. Potete guardare le loro dita mignolo. But when it comes to Mahaprasada. Quando parliamo di Mahaprasada. I tell you, the Mahaprasada mafia. C'è la Mahaprasada mafia. Has infiltrated in this Hare Krishna movement. Sì, è infiltrato in questo movimento per la coscienza di Krishna. The things they have done. Le cose che hanno fatto per il Mahaprasada. It is incredible. È incredibile. Ok. Bene, bene. Grazie, grazie. Yes. In Vrindavan, there was a main switch for the electricity. E a Vrindavana c'era un interruttore principale per l'elettricità. One man was on the switch. E c'era una persona all'interruttore. The other ones were ready near the door. E gli altri erano pronti vicino alla porta. They had a big bag. Avevano una borsa bella grande. And they, as soon as the light was off, they were inside and they emptied out all the 7 plates. Oh gosh. E appena la luce era spenta, entravano dentro e prendevano i 7 piatti del Mahaprasada. Right? Veni vidi vici. Veni vidi vici. Ho visto, I don't remember Latin, sorry. This is Julius Caesar. I came, I saw and I conquered. Ok, sono venuto, ho visto e ho conquistato Cesare. Yes. So like this, somehow or other that eagerness for the mercy must be there. In qualche modo la necessità della misericordia deve essere lì. Bhakta pada duli bhakta pada ja bhakta bhukta vasishtina mahabha. It is said that the dust of the feet of the Vaishnavas, bhakta pada duli. È detto che la polvere dai piedi dei Vaishnava. Bhakta.
L'acqua che pulisce i piedi dei Vaishnava. Bhakta bhukta avashes, the remnants of foodstuffs of the Vaishnavas. These three are very powerful. E la, le rimanenze del cibo dei Vaishnava, queste tre cose sono molto potenti. So it's at the time of Chaitanya Mahaprabhu, there was one devotee named Kalidas who was taking the remnants of every devotee. Ai tempi del signore Chaitanya c'era un devoto che si chiamava Kalidas che prendeva le rimanenze di tutti i devoti. And it says if you take the food remnants of a person you get the qualities of that person. Si dice che se prendi le rimanenze di quella persona acquisti le qualità di quella persona. So you take the food remnants of the pure devotee, you will become a pure devotee. Se prendi quindi le rimanenze di un puro devoto, diventi un puro devoto. Interessante. Molto interessante. Yes. So, okay, Kalidas tried it. E quindi Kalidas ci provava. And he went. What are you doing now? Misericordia. La misericordia. He went and he somehow or other took the remnants of every devotee in Bengal. E quindi Kalidas andò e in qualche maniera si accaparrò le rimanenze di tutti i devoti in Bengali. But there was one devotee from a Sudra background and Jadu Thakur, he said, no, you cannot take my remnants. No, you cannot take. Ma c'era un devoto che aveva un un'origine da Sudra e I don't remember the name. Jadu Thakur e questo gli diceva no, non puoi prendere niente da me. Then Kalidas came back one evening with very sweet mangoes and he brought them to the family. It's a gift. Ma una sera Kalidas andò dalla famiglia di questo devoto e portò dei manghi belli freschi e gli disse, questo è un regalo per voi. He was waiting in the dark outside the house. E aspettava nel buio fuori dalla casa. And the family was eating the mangoes and they were sucking the seeds and licking the skins and everything. E la famiglia si mangiava i manghi, leccava il nocciolo e la buccia. And in those days in Bengal they were eating from leaves, from banana leaves. E in quei tempi in Bengali mangiavano dalle foglie di palma. So then not palm, but bananas. Banana, sorry. Yeah, I was like, no, it's not palm. And then after eating they threw the leaves outside. E dopo che avevano mangiato buttavano fuori le foglie. Behind the house. Dietro la casa. And Kalidas went there and he took the seeds and he sucked them, licked the plates. E questo devoto andò lì e trovò i noccioli dei mango, li succhiò, era molto contento. And in this way he got the mercy. E in questo modo ottenne la misericordia. Then later. E più tardi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Jagannath Puri, outside the temple, before going in the temple, he used to wash his feet over a ditch. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando era a Jagannath Puri, prima di entrare nel tempio, si lavava i piedi in un pozzo. And he held his foot over the ditch, and his servant was pouring some water over it. E quindi portava il piede davanti alla bacinella d'acqua e il suo servo gli sversava l'acqua sui piedi. And suddenly there was the hand of Kalidas and he drank the water and he put it again and he drank the water and three times he drank the water. E all'improvviso Kalidas arrivò e prese l'acqua da sotto i piedi di Lord Chaitanya e una volta, due volte, tre volte. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu grabbed his arm and said, "Stop, Kalidas." E quindi Chaitanya Mahaprabhu prese il braccio e disse, "Basta, Kalidas." I gave you more mercy than anybody else. Ti do più misericordia di chiunque altro. Ti ho dato più misericordia che a chiunque altro. Sorry. So when we reflect on this point,
When we reflect on this point, okay. Reflettare, pensare. Quando pensiamo, sì. Quando riflettiamo su questo punto. Sì, sì. If we reflect on this point, then it's very interesting. È molto interessante. He took the remnants of all the Vaishnavas. He got more mercy than all the Vaishnavas. Da tutte le rimanenze dei Vaishnava ha preso più misericordia di chiunque altro. So, my dear devotees, my advice to you is look for the mercy wherever you can find it. E quindi, miei cari devoti, il mio consiglio per voi è cercate la misericordia dovunque la possiate trovare. Look for blessings. Cercate benedizioni. Because that will change us. Ma perché questo vi cambierà. In Vrindavan, every year there is a celebration for the disappearance of Srila Prabhupada. A Vrindavan ogni anno c'è una celebrazione per la scomparsa di Srila Prabhupada. Arrivo. No problema. Un momento. Grazie mercy. Arrivo. No. Hare Krishna. What was I saying now? Grab the mercy. What? Yes, Vrindavan. Sorry. Yes. Vrindavan. Yeah. Okay. In Vrindavan, every year we celebrate the disappearance festival of Srila Prabhupada. Sì, a Vrindavan ogni anno celebriamo la scomparsa di Srila Prabhupada. At that time, many of Prabhupada's contemporaries used to come. E a quel tempo molti contemporanei di Srila Prabhupada venivano. Some of his godbrothers would come. E molti dei suoi confratelli venivano. And one of them was Bhakti Pramod Puri Maharaj. E uno di loro era Bhakti Pramod Puri Maharaj. And he came, and at the time he was 93. E venne e al tempo aveva 93 anni. Was the last time he came. È l'ultima volta che venne. He lived till 101. E lì visse fino a 101 anni. So at 93. He had two men who sort of carried him and put him on a seat and said, "Speak." Okay. E quando sì, a 93 anni due uomini lo portarono alla celebrazione e lo misero su una sedia portandolo in due. Then. E gli dissero parla. Sorry. Then he said. E disse. Swamiji. Made all of you Vaishnavas. Sì, Swamiji, intendendo Srila Prabhupada, vi ha reso tutti Vaishnava. And he said, and Vaishnavas can give blessings. E Vaishnava possono dare benedizioni. So you please all bless me. E per favore allora tutti voi beneditemi. That was it. E questo era quello che ha detto. Last time he spoke. L'ultima volta che parlò. Now this is like a sutra, you know. È come un sutra. Like a haiku, you know, something very short, condensed. Una cosa piccola ma sì. So first thing is, Prabhupada made you Vaishnavas. Prima cosa, Prabhupada vi ha reso dei Vaishnava. It's not a small thing. Non è una cosa da niente. Prabhupada did a miracle. He made you Vaishnavas. Prabhupada ha fatto un miracolo e vi ha reso dei Vaishnava. And Vaishnavas can give blessings. E i Vaishnava possono dare benedizioni. Because Vaishnavas have credit with Krishna. Perché i Vaishnava hanno un credito con Krishna. So if whatever the Vaishnava say, Krishna will do it. E qualsiasi cosa il Vaishnava dica, Krishna lo farà. Therefore you please bless me. Quindi per favore beneditemi. Because I'm 93 years old and I have a whole life of devotional service behind me. And I know it's not enough. E perché ho 93 anni, ho una vita da Vaishnava alle mie spalle e so che questo non è abbastanza.
I know I should have done more. So che avrei dovuto fare di più. Now at the end of my life, I feel what I have done is not enough. Ora alla fine della mia vita quello che ho fatto non è abbastanza. Now the only hope I have is the blessings of the devotees. L'unica speranza che ho sono le benedizioni dei devoti. That they will ask Krishna to be merciful to me. E quindi loro chiederanno a Krishna di essere misericordioso con me. So that was very deep actually. È stato molto profondo. Because that day may come for us also. Perché sì, che essi possono venire anche per noi. We may also have to pray like that. Dobbiamo anche noi pregare come loro. And I'm already praying like that. I'm not 93 yet, but I'm already praying. E sto già pregando come pregò lui. Non ho ancora 93 anni, ma prego. Therefore, let us practice this exercise all together now. Quindi, dai, pratichiamo questo esercizio tutti insieme. Prabhupada made you all Vaishnavas. Prabhupada vi ha reso tutti Vaishnava. Yes. And Vaishnavas can give blessings. E i Vaishnava possono dare benedizioni. So you please all bless me. Per favore, benedicemi tutti voi. Arrivo. Per favore. Su benedizione, per favore. Yes. Yeah. Because we depend on that. More than on our, what can my own work, the result of my own work, what can it offer to Krishna? Perché noi dipendiamo da questo. Cosa può dare il risultato di tutto il mio lavoro? Non può darci Krishna. Okay, I chanted 16 rounds every day. Quindi ho cantato 16 giri tutti i giorni. But not exactly with love. Ma non esattamente con amore. I've chanted 16 rounds like. Ho cantato 16 giri un po', sì, così. Okay, Hare Krishna, Krishna. As if I had a toothache. Come se avessi mal di denti. I struggled. Ho fatto fatica. I did a lot of service. Ho fatto molto servizio. Most of it I didn't want to do. La maggior parte di quel servizio che ho fatto non è che volevo farlo. But the devotees asked me. Ma i devoti mi hanno chiesto. And then I did it. E allora l'ho fatto. But while I was doing it, my mind was going, oh, how long can I do this? Ma mentre lo facevo, la mia mente pensava, ah, come posso fare sta roba? My whole spiritual life is like that. Tutta la mia vita spirituale è stata così. Whatever service I've done, I did it with reluctance. Qualsiasi servizio ho fatto, l'ho fatto con riluttanza. Yeah. So what's my hope? Qual è la mia speranza? I make this miserly offering to Krishna. Faccio questa piccola misera offerta a Krishna. Now my only hope is blessings. Quindi la mia unica speranza sono le benedizioni. Because the Vaishnavas are very powerful. Perché i Vaishnava sono molto potenti. And their blessings can change everything. E le loro benedizioni possono cambiare tutto. Their blessings can change the mind of Krishna. Le loro benedizioni possono cambiare la mente, cambiare l'idea di Krishna. Krishna can do the impossible. E Krishna può fare l'impossibile. Maybe even then we can go back to Godhead. Allora magari possiamo tornare a casa da Dio. Maybe even we can go. Forse possiamo farcela anche noi. If we have enough blessings. Se abbiamo abbastanza benedizioni. Of course, you know. So then you also have to be careful in how you deal with the Vaishnavas. E quindi bisogna essere attenti a come ci si relaziona con i Vaishnava. When I was younger, I was not so careful. Quando ero più giovane non ero molto attento. You know, elbow here, out of my way. I was not always sensitive. E non ero sempre sensibile. But Vaishnavas are very precious. Ma i Vaishnava sono molto importanti. We depend on their blessings. Dipendiamo dalle loro benedizioni. So we better be nice to everyone.
Quindi è meglio che siamo gentili con tutti. I mean, if we're not nice to them, they're not going to give us any blessings to you. Forget it. Se non siamo gentili con le altre persone, non ci daranno mai benedizioni. Benedizioni, scordatelo. So this principle of living by the blessings of the Vaishnavas. Questo principio, vivere grazie alle benedizioni di Vaishnava, it is central in our spiritual life. È centrale nella nostra vita spirituale. We completely depend on it. E dipendiamo completamente da questo. So we better be careful with the Vaishnavas. È meglio che stiamo attenti con i Vaishnava. Be very nice to them. Siate very, siate molto gentili con loro. Then they may give us many blessings. Allora forse ci daranno molte benedizioni. Calcolazione per benedizione. Calcolo benedizione. So does anyone have a question? Avete delle domande? Può per favore benedire tutti noi. I don't have any qualifications. Non ho qualificazione. I have nothing to give of my own, but somehow or other I got a lot of mercy. Ma non ho niente da dare che mi appartenga, ma in qualche maniera ho avuto molta misericordia. And all that mercy, okay, from that I got something. E da tutta quella misericordia ho avuto qualcosa, sì. So that you can have. Già, quindi quella potete averla. Arrivo. Somehow or other, I liked India, and as a result, someone told me about, in due course of time, someone told me about Vrindavan, then I went to Vrindavan and I joined in Vrindavan. E in qualche maniera mi piaceva l'India e nel corso del tempo qualcuno mi ha parlato di Vrindavan e quindi poi mi sono unito alla coscienza di Krishna a Vrindavan. So in Vrindavan all the senior devotees of our movement are coming there. E quindi a Vrindavan tutti i devoti anziani arrivano. So I got a lot of association. Ho avuto la possibilità di associarmi con molti di loro. So I learned many things from them. E ho imparato molte cose da loro. So. And I got other mercy. E ho avuto misericordia. Like in 1984 was the installation of the Murti, the deity of Srila Prabhupada, in his samadhi in Vrindavan. E nell'84 c'è stata l'installazione della Murti di Srila Prabhupada sulla sua samadhi a Vrindavan. But because the samadhi is too small, they did the ceremony of the deity in the temple. Ma siccome la samadhi è piuttosto piccola, hanno fatto la cerimonia nel tempio. The deity is very heavy, 400 kilo. La Murti è piuttosto pesante, 400 kg. So they had a table, and for the installation ceremony you have to bathe the deity. E quindi per la cerimonia dell'installazione bisognava fare il bagno alla divinità. And they bathed with milk, yogurt, honey, ghee, so many things. E quindi hanno usato acqua, yogurt, ghee. I missed something, probably. You must know. Ghee. Honey. Honey, miele, sorry. And somehow or other, they had made a mistake with the drum that was supposed to catch the Abhishek substance. E in qualche maniera hanno fatto uno sbaglio con col catino che doveva prendere tutte queste liquidi. It didn't fit. E non ci stava. So last minute there was an emergency solution. I volunteered to go under there with buckets.
Allora, all'ultimo minuto c'era stata un'emergenza, mi sono lanciato come volontario andare sotto con dei secchi. Abhishek went on Prabhupada. L'abhisheka era sulla morte di Prabhupada. And then it went on me. Poi è andato su di me. Arrivo. The milk. Il latte. The yogurt. Lo yogurt. The ghee. Il ghi. and finally Il the honey. miele. and 200 liters of Yamuna water. E 200 litri di acqua della Yamuna. And Brahmananda, who was weighing over 300 kilos, he stood on my hand. E Brahmananda che pesava più di 300 kg. Oh, no, it's not possible, Maharaj. Sorry. 300 kilos. Really? Oh my God. Okay. Stava sopra la mia mano, sorry. You're a translator, you're not a politician, eh? Scusate, no, sono solo una traduttrice, non sono un politico. Sorry, Marash. When Brahmananda left his body, quando Brahmananda lasciò il suo corpo, the devotees could barely lift his body. I devoti a malapena potevano sollevare il suo corpo. And they had to get a cart to put, and to put the body on the cart. E and hanno couldn't carry it. dovuto portare un carretto per portare il corpo. Arrivo. Very heavy. Molto pesante. But anyway, if it wasn't 300, it was very close. In ogni caso, se non erano 300 kg, era molto vicino. Anyway, the point is this. Sì, il punto è questo. Is that someone like Brahmananda is such a devotee? Qualcuno come Brahmananda è un tale devoto. Because he was ready to do anything Prabhupada desired. E era pronto a fare qualsiasi cosa Srila Prabhupada desiderasse. So much faith in Prabhupada. Aveva così tanta fede in Srila Prabhupada. This is the real secret of the mercy. Questo è il vero segreto della misericordia. You know, I tell this sometimes, I tell it also here to you. There are three circles around Prabhupada. E questa cosa la racconto e ve la dico anche oggi a voi. E ci sono tre circoli intorno a Srila Prabhupada. The external circle, il circolo esterno, is the circle of the people who have been touched by Prabhupada, but they they have been touched by Prabhupada, but they have not yet fully given their life to his teachings. Il circolo esterno è quello delle persone che sono state toccate da Srila Prabhupada, ma non hanno dato tutto dei suoi insegnamenti. In the middle circle are the people who are serious about following whatever Prabhupada wanted. E nel circolo di mezzo ci sono le persone che sono serie riguardo a quello che hanno preso da Srila Prabhupada. And in the inner circle are the devotees who are like very they're not only following the teachings of Prabhupada. E nel circolo interno ci sono i devoti che hanno seguito molto da vicino gli insegnamenti di Srila Prabhupada. They also, whatever was important to Srila Prabhupada, is their life and soul. E per loro qualsiasi cosa fosse importante per Srila Prabhupada era la loro vita e la loro anima. And they're only trying to fulfill that. E provavano solo a fare quello, a rendere vero quello. That's the inner circle. Quello è il circolo interno. And that's where you want to be. Thank you. È lì è dove tu vuoi andare. That's where we want to be. È lì che vogliamo andare. In the inner circle. Nel circolo interno. Yeah.
Good luck. Buona fortuna. Brahmananda is definitely there. Brahmananda è definitivamente là. Definitely. Senza dubbio. So to be kicked around by Brahmananda is not bad. E quindi essere portati in giro da Brahmananda non è così male. Because then you get the bhakta pada duli, the dust of the feet of the Vaishnava. Perché così prendete la polvere dei piedi dei Vaishnava. And who doesn't want some bhakta pada duli? E chi non vuole la polvere dei piedi dei Vaishnava? Jai. Yeah. Okay. Any question? Altre domande? Okay. I've taken a lot of your time. Ho preso molto del vostro tempo. My excuse is I came from very far. La mia scusa è che vengo da molto lontano. So we spent a lot of time to come here. E quindi ci abbiamo messo un po' di tempo a venire qui. And we don't come every year. E non veniamo tutti gli anni. Only once in 25. Ma solo una volta ogni 25 anni. So maybe the next time I'm coming I'll just be turning 93. Magari la prossima volta che verrò qui sarò 93enne. Then don't forget to bless me. Quindi non dimenticate di benedirmi. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhaktavinda ki jai.